Parte 1. Le grandi innovazioni. È iniziata una nuova era, quella delle macchine capaci di svolgere attività cognitive. La professione medica è ricca di attività cognitive, quindi inevitabilmente è destinata a fare i conti con questo argomento. Un argomento complesso che va ben oltre gli aspetti tecnologici. Serve documentarsi, imparare, analizzare, comprendere, e sarà un importante cambiamento di paradigma. Un tema in cui è facile cadere preda di timori, pregiudizi e luoghi comuni. Questa miniserie nasce con l'obiettivo di stimolare interesse, riflessioni e approfondimenti sull'impatto che l'intelligenza artificiale, e non solo quella, producono e produrranno in medicina ed in cardiologia. Dobbiamo alzare lo sguardo, salire qualche gradino, affacciarci alla finestra e guardare oltre, dotarci delle chiavi di lettura necessarie per affrontare le trasformazioni in corso. È quello che proverò a fare in questa miniserie. Di gradini, ne ho individuati alcuni. Cominciamo a salire. E questo è il primo. La storia umana è costellata di invenzioni rivoluzionarie che hanno ridefinito il modo di pensare e di agire. La scrittura, che ha permesso di fissare su supporti fisici il pensiero umano, preservandolo e tramandandolo. La stampa, che ha amplificato la diffusione del sapere. Il motore termico, che sostituendo la forza muscolare umana o animale, ha innescato la rivoluzione industriale, con conseguenze sociali, economiche e geopolitiche dirompenti e provocando un radicale cambiamento del concetto di trasporti difficile da immaginare fino ad allora. Poi la rivoluzione digitale, le cui origini concettuali risalgono a metà del 1800. La grande innovazione che consente di trasformare elementi del mondo fisico, come immagini, testi, segnali o suoni, in numeri, cioè in entità astratte. La rivoluzione, concretamente, iniziò un secolo dopo, con l'invenzione dei chip elettronici e la produzione di macchine che aiutano a svolgere attività cognitive, come l'elaborazione di testi, la gestione digitale delle immagini, la gestione digitale dei suoni, la gestione digitale di segnali, ad esempio l'elettrocardiogramma. E dal ridosso della precedente rivoluzione ne inizia subito un'altra. Negli anni 50, Alan Turing si chiedeva se una macchina potesse pensare, anticipando con il suo Imitation Game l'alba dell'intelligenza artificiale. E poi giungiamo al fatidico 30 novembre del 2022, quando ChatGPT rese accessibile a ogni essere umano il dialogo in linguaggio naturale con un'intelligenza artificiale. Iniziava ancora una nuova era, quella delle macchine capaci di svolgere attività cognitive. Ciascuna di quelle innovazioni produceva profondi cambiamenti di paradigma nella vita relazionale, nell'organizzazione sociale, nel modo di ragionare e di affrontare i problemi. Tuttavia, mentre le prime rivoluzioni si sviluppavano in tempi molto lunghi, il loro impatto si spalmava in tante generazioni. C'era il tempo di sedimentare, di adattarsi. Le ultime tappe, invece, sono straordinariamente ravvicinate. Un'accelerazione tale che una singola generazione diventa testimone vivente di trasformazioni epocali, come mai era accaduto nella storia dell'umanità. La portata di questi cambiamenti fu autorevolmente sottolineata dalle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 31 dicembre del 2023. Nel suo intervento sul ruolo dell'innovazione tecnologica e dell'intelligenza artificiale
che ascoltiamo. La tecnologia ha sempre cambiato gli assetti economici e sociali. Adesso, con l'intelligenza artificiale che si autoalimenta, sta generando un progresso inarrestabile, destinato a modificare profondamente le nostre abitudini professionali, sociali, relazionali. Ci troviamo nel mezzo di quello che verrà ricordato come il grande balzo storico dell'inizio del terzo millennio. Dobbiamo fare in modo che la rivoluzione che stiamo vivendo resti umana, cioè scritta dentro quella tradizione di civiltà che vede nella persona e nella sua dignità il pilastro irrinunziabile. A quelle recenti e profonde innovazioni, cambiamenti di paradigma e trasformazioni prodotte da importanti innovazioni tecnologiche, in campo medico se ne aggiunge un'altra, quella che segue a un principio che divenne rivoluzionario: evidence-based medicine. Anche se concepito negli anni 70, si affermò solo grazie all'intuizione di Guyat, capace di esprimere quel concetto astratto e complesso in una espressione sintetica, efficace, esplicativa. Evidence-based medicine. Il principio è semplice quanto rivoluzionario. Le conoscenze mediche devono essere suffragate da evidenze scientifiche. Si tratta di un grande cambiamento di paradigma in medicina. Oggi sembra scontato, ma in origine non lo era affatto e quell'epoca è molto vicina. Io ero già laureato, specializzato e lavoravo in ospedale. Passarono anni perché mi rendessi effettivamente conto del grande cambiamento di paradigma che stava avvenendo sotto i miei occhi. E ricordo distintamente il momento. Nel reparto ospedaliero in cui lavoravo arrivarono nuovi giovani colleghe e colleghi. La loro formazione era strutturata diversamente dalla mia. Il loro approccio alla realtà clinica era nativamente forgiato sulla logica della evidence-based medicine. Erano addestrati a pensare in modo diverso. Fino ad allora io provavo ad adeguarmi, ma non ero pienamente consapevole. Quello dell'evidence-based medicine non era il solo cambiamento di paradigma in corso. Si sovrapponeva all'avvento delle tecnologie digitali nelle attività mediche che tanto mi affascinava. Due profondi cambiamenti di paradigma si stavano sviluppando sotto gli occhi della mia generazione di medici. Ne avevamo piena coscienza? E la formazione dei medici più giovani come ne teneva conto? Ma non ci si ferma qui, perché si aggiunge ancora un terzo elemento travolgente: l'avvento dell'intelligenza artificiale e con essa la rivoluzionaria idea di macchine che svolgono attività cognitive. Quindi, in medicina sono tre e non due gli importanti cambiamenti di paradigma che si sommano, che si imbricano. E tutti e tre toccano le radici profonde della medicina, come si generano e si acquisiscono le conoscenze, come si organizza la conoscenza e come la si mette a frutto. Tutto nel volgere di pochi anni. Ma non finisce qui, perché a questi tre importanti momenti, in campo medico forse se ne aggiunge ancora un quarto. Ma questo lo scopriremo solo nelle prossime puntate.